Benvenuti alla nuova intervista con Siro del Brallo, eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Senti, ma tu sei del 30, giusto? Sì. Quindi durante la Seconda Guerra Mondiale tu eri un ragazzino. Sì. Avevi, non so, dai 9 ai 14 anni, diciamo. E com'era vivere durante la guerra? La si sentiva, se ne parlava, c'erano episodi? Noi sentivamo allora, si chiamava Radio Londra e noi a Pontila avevamo una radiolina che sentiva Radio Londra. E cosa dicevano? Dicevano di stare attenti, per esempio non si poteva accendere le luci di notte perché allora passava il famoso aeroplano, si chiamava Pippo. E quindi se vedeva le luci poteva bombardare. Sì. Come è successo? Perché per esempio è successo a Vesimo, ha gettato giù la bomba sul ballo, no? Ha visto le luci, c'è stato 32 morti. Mannaggia, addirittura. Sì, a Vesimo. Che non è molto distante da Ponti, no. So. È appena poco più di là dell'Esimo. Sì. E per il resto com'era la vita? Cosa cambiava in tempo di guerra dal tempo di pace? Cambiava che avevi sempre un po' di sospetti, un po' di paura, perché per esempio avevi paura che non venissero a bruciarti la casa o anche a prendere delle persone, perché allora la legge l'era quel che l'era, venivano allora non c'era bisogno dei carabinieri, venivano lì e tu devi venire con me e ti portavano via. Ma chi venivano? I soldati regolari? Sì. E dopo il settembre del 43, quando è caduto Mussolini, si è creata la Repubblica di Salò e poi c'è stata la resistenza partigiana, cos'è cambiato? È cambiato che, insomma, prima c'era il Mussolini, no? E dopo c'erano i partigiani e ognuno faceva la legge per suo conto. Cioè, invece di avere un padrone solo, ne avevate due. Sì. E i gruppi dei partigiani venivano a Ponti? E cosa facevano? Stavano lì, mangiare, bere, senza pagare, comandavano anche loro come gli altri. Ma erano in maggioranza giovani? Sì, tutti giovani. Io lo dico sempre, 20 anni con in mano un fucile, da una parte e dall'altra, poi... Sì. E raccontaci qualche episodio di guerra a cui hai assistito, non so... Se ti è capitato qualche, oltre hai già detto al bombardamento di Vesimo, non so, qualche altro aneddoto di cui hai sentito parlare o di cui sei stato testimone. Parlavano per esempio quando eri in giro a lavorare potevi essere attaccato, insomma preso in qualunque momento e avevi sempre paura di tutto, insomma, ecco, si viveva una vita male, una vita male. Ma qualche episodio a cui hai assistito? Episodi posso contarne qualcuno, perché per esempio quando è arrivato i militari, poi dopo hanno preso anche qualche persona e l'hanno ucciso di fronte a noi, che era sempre paura, peggio di prima. Ma perché l'hanno uccisa? E l'hanno uccisa così, senza chiedere nessuna informazione. Quindi anche a Ponti ci sono stati degli episodi di fucilazioni, di episodi gravi, insomma. Sì. E poi nelle
altri episodi di cui sei venuto a conoscenza, anche se non l'hai vissuto direttamente qui nella zona? Per esempio, più che altro era la paura sempre. Quando suonato le campane, perché facevano suonare le campane che c'era la guerra, no? Allora sono partiti tutti da Ponte con in mano le marasse, come secondo loro era un po' un'arma, no? per andare a fare la guerra. Allora sono partiti, qualcuno tutti a piedi, ma qualcuno anche con, forse c'era un camioncino a Ponte dovrebbe essere, e sono arrivati giù che andavano giù contro i fascisti. Cioè gli uomini del paese si sono armati, sì. E sono andati contro l'esercito regolare, diciamo. Ma ci sono stati tanti del tuo paese che hanno abbandonato l'esercito per entrare nei partigiani, insomma. Ce n'è stato parecchi, sì. Uno a Ponti che si chiamava, allora gli davano tutti i soprannomi, un Magrin. Poi c'era Antonio e poi c'era Giovanni anche. E si davano alla mafia, perché avevano paura di dormire lì nel paese, che arrivasse i fascisti, e se arrivavano ti portavano via. Allora dormivano, facevano delle capanne nei boschi, dormivano là. Sono tornati a casa tutti salvi? Qualcuno si è anche un po' malato, ma io, parlando di particolari, mi ricordo che sono venuto a casa e poi mi hanno detto, avevano i pidocchi addosso. Certo, che dormire in giro, eh? Sì. Zecche, pidocchi. Sì. Nelle stalle poi. Sì, e io, parlando di quel tempo, uno l'ho lavato io con... Allora prendevamo una bacinella d'acqua e mi ricordo che aveva tutti i pidocchi sul corpo. E li tiravo giù e lo lavavo io. Ecco. E poi ti vengono in mente altri episodi? E gli episodi che quando è andato giù i nostri operai, i nostri giovani, lì c'è stata la battaglia lì. Lì dove? Lì a Massinigo e sul ponte della Ronchio. Battaglia nei confronti con chi? Coi tedeschi, coi repubblicani, chiamavati allora. Repubblichini? Repubblichini, sì. Dove hai detto, a Massinigo? A Massinigo. C'è stata una battaglia? Sì, c'è stato fino a uno dei Corbesassi. Gino diceva che dalla chiesa di Santa Margherita sparava giù a loro, e mi diceva che lì arrivando lì sotto Massinigo, e ha visto lui personalmente che uccideva persone, e ne ha ucciso parecchi. E poi c'è stato anche i repubblicani che ne hanno ucciso anche dei nostri. Per esempio è stato uno di Bocco, un certo Benedini, è stato sempre lì a Massinigo. Sì, è stato ucciso lì. E poi mi dicevi invece un'altra battaglia, mi hai detto? Sulla Ronchio. Mm. Sulla Ronchio. Come si è svolta? Si è svolta che c'è stato parecchi morti.
tanto repubblicani come, come i nostri, chiamati partigiani. Era il 25 luglio del 44. La battaglia della Ronchio. Sì, il 25 luglio del 44. Salve. E poi dicevi che c'è stata un'altra battaglia. Battaglia della Ronchio. Che è un torrente. Sì. E lì cosa è successo? È successo che è stata una sparatoria. Era il 25 luglio del 44. E sì, sempre sì. Fra partigiani e repubblichini? Sì, c'è stato partigiani e repubblichini. E com'è finita questa sparatoria? È finita che c'è stato parecchi morti da una parte e dall'altra. E quando la guerra è finita, come l'avete presa? Beh, quando è finita si è presa un po' tutta la contentezza, perché si è vissuto anni di paura, tutti anni di paura. E quindi finalmente si poteva creare un'altra Italia, diciamo. Sì. Bene, questi erano i ricordi dei tempi di guerra di Siro. Sì. Alla prossima puntata, allora, ciao. Salve, grazie.